Allora, vediamo un po' di fare. Ho creato un piano e adesso faccio un po' di. Metto un po' di altezza, vai. Aggiungi, solo che il testo lo sto lavorando su un altro livello, ma insomma, non è che è obbligatorio. Ok? Chiudi. Adesso, siccome tu hai detto che hai il testo già con il rilievo nello stesso posto, facciamo così. Uniamo tutti e due in un livello. Togliamo i livelli, ok? Livelli unito, ok? Allora, adesso ho solo un livello, quel testo nel posto dove l'ho messo, quindi devi fare attenzione per non spostare questi vettori, no? Quando clicchi sopra per selezionarli. Delle volte è una cosa molto precisa che stai facendo, come questo qui nel caso. Allora, conviene che tu, per selezionare il livello, facci un riquadro di selezione, ok? Perché sennò magari cliccando sopra si sposta di qualche millimetro e ti dà una differenza. Proviamo allora a usare la funzione. Allora, questa funzione ti dà l'opzione di usare modifica dei nodi o trasforma. Qui abbiamo il modifica dei nodi, ma io voglio solo spostarlo, uso il trasforma. Mantiene il rilievo originale, ossia ti copia una parola, il testo o il rilievo attorno o dentro questi vettori. Tu dici no, sostituisci il rilievo originale. Crea un vettore di contorno, vabbè, questo dopo vedi, fai qualche prova con o senza, anteprima, vabbè, lo stiamo vedendo, usa curve esistenti e prima di dire incolla, spostiamolo. Adesso cosa faccio? Invece di spostarlo con, lo clicco e lo sposto qui, ok? E dico incolla, vediamo cosa succede. È rimasto lì il vecchio. Ah sì, perché ha tolto tutto, capito? Mi ha tolto tutto il rilievo da non ho dato la profondità. Allora facciamo un'altra. Torniamo indietro. Ecco, e qua sono i vettori che mi ha creato, no? Allora, seleziono, chiudiamo qui un attimino, ok? E questi qui sono quelli creati nello spostamento, li cancelliamo. Adesso, selezioniamo un'altra volta il testo. Andiamo su Envelope Distortion. Sì, qua è un problema perché abbiamo questo rilievo sarà spostato, ma dal piano 0 fino a qui. Allora mi lascio il foro, il cavo di dove è adesso. Vediamo sì, scalatura di rilievo, mantiene Z corrente, fattore di scala, è qui, è quello che dici. Mantieni la Z e lui sposta sì il pezzo di vettore qua sotto, ma ti lascia un buco. Allora, l'unica è che tu abbia una. Facciamolo, vai, così è più. Che tu abbia una, come dire, o un altro livello e metti il testo che lo hai esportato, lo fai ex novo nel posto che vuoi, o se no, mantieni l'originale, no, vogliamo sostituire con il trasforma. E facciamo ho sbagliato, non l'ho spostato, vabbè, adesso lo spostiamo, ecco qua, e incolla, ecco, vedi lui, e non ho nemmeno, perché lui è tornato alla funzione originale, vedi, mi ha copiato, comunque, non era questo che volevo fare, ma non fa nulla, chiudiamo. Ecco, perché non ho detto alla funzione che era andata a buon fine. Facciamo un'altra volta. Sostituisci,
trasforma, spostiamo e unisci, vediamo un po' se non è cambiato nulla e incolla. Ecco qua. Beh, lui si sposta. La soluzione del tuo caso è, o tu qui, adesso, crei un vettore e rifai il tuo rilievo, ma non so se puoi farlo, no? Con l'altezza di del nostro lavoro che è 3. Si è incasinato un po' qui, beh, pian pianino arriviamo, togliamo questo, uniamo un'altra volta, togli, questo lo togliamo, cancella. Capito perché è importante che tu abbia i livelli? Perché io togliendo questo testo qui, adesso, non riesco a portarlo qui senza lasciare il suo posto vuoto sotto. Mi porta tutti i 6, perché io ho 3 nel piano e 3 nelle lettere. Totali fanno 6. Mi porta tutti i 6 millimetri di altezza di qua, lasciando il vuoto. Questo vuoto dopo lo puoi riempire, come stavo facendo, no? Con un vettore. Ma non è detto che funzioni nel tuo caso, perché non so se il tuo... se il tuo rilievo è uniforme puoi fare questo, o se no devi per forza farlo in rilievi separati, in livelli separati, capito? No, proviamo un'altra volta a fare quello che stavamo facendo, che era alla sostituisci, sposta, modifica, né, nel caso io lo sposto e incolla. E ho fatto una cazzata perché il testo attivo era questo qui, vedi? Ho incollato in questo livello qui. E era in quell'altro. L'ho spostato. Qua si è spostato. Allora, per l'errore che ho fatto, spiega bene quello che volevo fare di seguito. Io quando ho spostato, preso sposta, no? Nella funzione, ho spostato. E ho detto, incolla. La lettera, il testo si è spostato, sì, ma non sul rilievo, si è spostato nel suo livello. Vedi, era qui sopra, adesso è qui sotto, e si sposta tutto, perché i vettori prendono il pezzo di rilievo, ma dal piano zero e lo sposta, capito? E noi avevamo il testo qui, vedi, io l'ho spostato, ma con selezionato il livello del testo, non con il livello del rilievo. Allora, se io, togliamo il rilievo, torniamo nel testo, l'ho spostato, e vedi qui, tu puoi nella finestra 2D vedere perfettamente cosa c'è. Ecco qua. Nella finestra 2D tu hai un'idea precisa di dove stai spostando. Dopo vuoi vedere cosa succede con il rilievo che si muove proprio con precisione, devi creare un qualcosa di riferimento, magari vettori anche, e venire a spostare pian pianino queste anche con la tastiera. Io solo non ho usato la tastiera perché, se voglio tornare indietro per continuare a discutere con te su questa cosa, ogni tocco di tastiera, ogni puntino che si muove è un undo che devi fare. Se faccio più di 20 undo, dopo non posso rimettere, andare indietro con queste cose qui. Ma capisci? Anche il vettore ti dà un'idea precisa di dove puoi mettere il testo o il rilievo che vuoi muovere. Capisci? Allora, tornando alla nostra vista orizzontale lì. Ok?
qui abbiamo il testo spostato, perché qui nel rilievo avevamo sopra e l'ho spostato sotto. Ma se io qui ho unito testo e rilievo, lui mi lascia il foro, come abbiamo visto, no? Perché mi mangia tutti i 6 mm, non solo i 3 del testo. Ma, però, si lavora con livelli separati, come ti avevo detto, ho spostato solo il testo e adesso posso aggiungerlo al rilievo, ok? Allora, puoi sì spostarlo dal rilievo, ma tieni in conto che la funzione ti taglia fino al piano zero tutta la, tutto il rilievo. Magari non conviene, ok? Dopodiché, sì, volendo, poi, facciamo così, togliamo questi due qui. Ho spostato qui, questi qui, chiudiamo, termina, certo, riprendi, no, termina, ok, lui termina. Ok, l'abbiamo spostato su questo qui, che non c'entra nulla con tutti i due saldati, solo testo, vedi, testo, lo togliamo la visibilità, selezioniamo il livello che abbiamo unito, testo e rilievo, questo qua è quello spostato. Lo possiamo cancellare perché adesso non abbiamo più bisogno di lui, o potevamo copiare su un altro livello. Anche i vettori funzionano molto bene quei livelli. Ad esempio, io il testo l'ho passato sotto, no? E voglio modificarlo, questo testo qui. Non ho più i vettori, ovvio, posso sempre rifarli, ma comunque quelli vettori che ho appena cancellato potevano essere incollati su un altro livello. Capisci? Cioè, sono cose che aiutano molto i livelli. Comunque, torniamo lì. Nel testo qui, e la funzione, come abbiamo fatto prima, si sposta, ma, mettiamo di qua così capiamo che è una cosa diversa, e dico incolla. Si sposta ma lascia la depressione dove era messa, vedi? Mi sposta tutto il, incluso fino al piano zero. Se il tuo rilievo è messo di maniera che tu, con vettori attorno, usando il shape editor e la modifica della forma, vediamo un po' se si attiva, modifica della forma con il vettore, e tu puoi rifare il rilievo là, unisci superiore, cosa ho fatto? Sì, ho fatto bene, qua che non si vede, aspetta, sposta. Ah, perché sì, non avevo detto il programma, sì, lo spostamento è andato a buon fine, mannaggia. Seconda volta già che faccio questa cagata. Vabbè, fa nulla. Trasforma, lo spostiamo. No, torniamo indietro, chiudi. Facciamo così. E usiamo un'altra volta la funzione, sostituisce qui e sposta, ok? E quando ho detto incolla, dovevo dire termina, perché lui capisce allora che è andato a buon fine, e termina, se no lui non mi sposta. E eravamo a parlare e nel frattempo ho visto che era scomparso. Allora capisci? Mi lascia questo qui fino al zero. Allora, se il tuo rilievo è uniforme, puoi risolvere. Ma, attenzione, anche se il tuo rilievo non è uniforme, magari puoi fare una copia del rilievo prima di inserire il testo. Capisci? Puoi anche settorizzare quel pezzo attorno alla lettera e copiarlo come rilievo, azzerando tutto il resto. Zero rest, no? Ti fai zero rest, adesso che il vettore è selezionato, zero rest. Tutto il resto si azzera e tu, su un livello, avrai solo quel pezzettino di rilievo senza il testo, e dopo puoi abbinarlo con quello dove hai tolto il testo per coprire questi buchi che abbiamo fatto qui adesso, no? Adesso intanto, se il tuo rilievo ti permette, puoi fare quel modifica della forma, rilievo selezionato, la stessa altezza della
rilievo e fa scomparire quei pezzi lì. O se no, quel rilievo, con un pezzo del rilievo, come stavo appena dicendo. Tutto dipende di come stai lavorando, perché in realtà non c'è una maniera di fare le cose. Cioè, dentro la procedura, dentro il movimento di quello che stai costruendo, puoi fare in mille maniere le cose. Dipende il risultato che vuoi avere e da dove parti. E là, se non facciamo qualche esempio pratico, vedendo in fotografia, prendendo il rilievo e facendo, cioè, posso dire una cosa che magari non ti serve, capisci? Da situazione a situazione cambia un po' la cosa, ma in principio i livelli ti aiutano parecchio. Okay?